Sono Matteo Gargonio, capo dipartimento dell'Ottocento e primi Novecento al Ponte Casa d'Aste qui a Milano e sono lieto di presentarvi la prossima asta che si terrà il 16 giugno qui nelle splendide sale di Palazzo Crivelli. L'asta presenta tre nuclei fondamentali: l'orientalismo, capolavori dell'Ottocento e primi Novecento ritrovati e la collezione Bernasconi, forse la più importante dell'Ottocento italiano. Orientalismo significa in questo momento uno dei filoni del mercato più premiati e abbiamo la fortuna non soltanto di avere un'infilata di opere di Alberto Pasini, forse il nome più ricorrente, ma anche opere di un italiano di origine e poi maltese d'adozione, Amedeo Preziosi, che sceglierà Istanbul come sua patria, tant'è vero che diventerà una sorta di cronista e noi presentiamo una serie di acquerelli dello stesso. Abbiamo un capolavoro di Emil Bernard del 1894 al Cairo, quindi subito dopo la partenza da Parigi in aperta polemica anche con Gauguin, e inoltre una splendida quanto monumentale tela di Angel della Valle, un pittore di origine italiana ma argentino, che raffigura una silenziosa e splendida famiglia andina. Per quanto riguarda invece i capolavori ritrovati dell'Otto e primi Novecento, vanno segnalati sicuramente una tela di Francesco Hayez che si credeva perduta, Luigi XIV e Mademoiselle de la Villière, che è un tema ricorrente nell'Ottocento e nella prima metà dell'Ottocento italiano, specie per le letture di Lord Byron, e che qui presentiamo appunto il 16 giugno in anteprima per il pubblico e per la prima volta in assoluto. Così come, spostandoci in avanti temporalmente, nel 1908 un magnifico autoritratto di Achille Funi, il giovane ferrarese, durante il periodo dell'Accademia di Brera, che porterà a termine nel 1910 e che anticipa le sue ricerche di circa 20 anni, e così la clamorosa scoperta di una tela russa in collezione milanese di Philippe Magliavin, un artista girovago in Europa, molto vicino a Soutine per intenderci, che qui realizza la fisarmonica presentata alla Galleria Bardi nel 1929. Ed eccoci giunti ad uno dei nuclei più importanti dell'asta del 16 giugno, vale a dire la collezione Bernasconi. Una collezione leggendaria, detta anche degli storici dell'arte che si sono cimentati su questa famiglia e capitolo di arte dell'Ottocento italiano. Si tratta in definitiva di un'infilata di capolavori, capolavori voluti dalla famiglia Bernasconi dalla metà dell'Ottocento sino ai primi del Novecento. Troveremo le firme più importanti di tutto l'Ottocento italiano, da Michetti a Mose Bianchi, da Pompeo Mariani a Luigi Chialiva, da Luigi Rossi a Ettore Tito. Inoltre, a chiusura dell'asta, ritroverete un nucleo di opere di Pellizza da Volpedo, niente meno che Pellizza da Volpedo, e segnalo l'opera della collezione Bernasconi e Ettore Tito, che raffigura una scena settecentesca a Piazza San Marco. È interessante perché avevamo aperto con il ritrovamento di un Hayez neosettecentesco, chiudiamo con un Ettore Tito neosettecentesco e quindi non mi resta altro che aspettarvi il 16 di giugno.